Una mattina di primavera i ragazzi giocavano e le ragazze tutte insieme parlano con la maestra. Parlavano con la maestra. Faccio il pieno? Sì, ma presto, molto presto. L'olio è a posto? Lo controlli. Bisogna cambiarlo, può fondere. Se resto per strada posso chiamare qui? Le do il numero se vuole. Sì, grazie. 623. Oh, un momento, per favore. 623. 2412. Perfetto. Oh. Ah. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Seduti. Seduti, ragazzi. Scusatemi, vi prego di scusarmi per il ritardo, ma stamattina mi è andato tutto storto. Mi è successo qualcosa di veramente stupido. Ecco, esco come al solito per prendere il giornale che il ragazzo lascia sempre sulle scale. Quando nel rientrare in casa, la porta mi si è chiusa in faccia. Ora vi mimo la scena e voi dovrete descrivermi che cosa è successo. Dunque, sono fuori davanti alla porta. Che cosa ho fatto? Sigrid? Dunque, è andato prima a prendere il giornale. Poi, nel tornare in casa, ha notato che la porta si era chiusa e ci ha pensato su. Poi ha chiesto al suo vicino se poteva passare dal balcone per rientrare in casa. E, dato all'altezza, piano piano ha camminato lungo il balcone fino ad arrivare al suo ed è sceso. Hai indovinato tutto, bravo. E ti sei spiegato bene. E ora il compito che vi ho dato. Il tema era quando voi nella vostra vita avete avuto fortuna o sfortuna. Mi auguro che tutti voi l'abbiate svolto nel migliore dei modi. Lo voglio sentire da voi. Prendete i quaderni. Dunque, chi vuole leggere il tema ad alta voce? Godana, vuoi cominciare? Allora, inizia Godana. Per favore, tutti facciano silenzio. Aver fortuna. Ieri, ritornando a casa da scuola, Bernie e io a un certo momento ci siamo arrabbiati e lui mi ha detto, sei una stupida. Allora io gli ho dato uno spintone ed è caduto e nella caduta ha battuto malamente la testa. Non è uscito del sangue, ma Bernie era diventato pallidissimo. Abbiamo preso un grandissimo spavento. Poteva finire molto male. Siamo stati veramente fortunati. Ora chi legge il tema opposto? Aver sfortuna. Vuoi leggerlo tu, Andreas? Aver sfortuna. L'altro giorno mia madre mi ha lasciato dormire da Anio, una sua amica che abita in campagna. Prima di dormire sono andata in bagno per lavarmi i denti, quando mi accorgo...